sapevo. E quindi sono poesie che seguono veramente l'altalena della mia vita in quei 2 mesi, come avessi fatto cronaca ma in versi. Ho unito la parte giornalistica con la passione per la poesia. E quello che ne è venuto fuori è torno subito. Grazie Lorena, no, così ecco, ti lascio il microfono, sì, perfetto, così poi lo passo anche ad Alessio Maure e a Luciano. Ci hai spiegato il contesto in cui nasce Torno Subito. Iniziamo con ad ascoltare qualche tua poesia. Se sei d'accordo, io vorrei fare un esperimento. Leggere una poesia e poi tu ci fai entrare un pochino dentro, ecco, descrivendoci il contesto in cui nasce quella poesia, e poi la rileggiamo insieme. Due lettere, travolta da un sì che andava di fretta. Ti scopri di peso con l'anima in mano, pudore che brucia. Parole preziose, violate, graffiano sui nervi scoperti, pegno alla cecità della notte. Incredula, ti cerchi in quel nulla, non hai rancore, solo vuoto, potresti fermarti, ma non lo farai. Beh, questa ha un'origine molto, molto particolare. L'ho scritta alle 2 del mattino, dopo una discussione con questa persona. Discussione nemmeno, è proprio un sì che andava di fretta, cioè un sì che normalmente annuncia un qualcosa di positivo, per me in quel caso era un po' il crollo. Ecco. Di qualcosa, quindi un sì che andava di fretta ma che mi ha uccisa. Cosa è successo? E ho scoperto che la storia era un po' impossibile, mettiamola così, cioè che non andava incontro a quello che la fine di una storia. No, è l'inizio di una storia con dei presupposti diversi, e quindi sì. Mi ha veramente travolta quel sì, cioè mi ha spiegato che non avevo davanti quello che mi stavo aspettando.